Ed eccoci dopo la pubblicità, ritorniamo ancora in studio naturalmente e parlavamo appunto, ricordiamo, di questo film di Rosario Enrico, Ballerina, che tratta appunto della tratta delle ragazze dell'est che spesso vengono sfruttate, ma ci sono tante realtà purtroppo che ruotano intorno al fenomeno, ragazze che vengono obbligate a portare naturalmente ai loro protettori, ai loro sfruttatori delle cifre stabilite, altrimenti ci sono delle grandi gravi ritorsioni a livello fisico, morale, psicologico, e addirittura si parla di ragazze che spesso non quando magari si ammalano per qualche giorno, addirittura se non riescono a lavorare tra virgolette per qualche giorno, spesso vengono addirittura soppresse. Queste sono situazioni veramente. Poi la cosa che più spaventa è il ricambio, se c'è una operazione repressiva e viene fatta una cosiddetta retata in gergo, e viene effettuata una retata praticamente la sera dopo. Le ragazze, anche se non vengono rilasciate, in qualche modo vengono in qualche modo accantonate, mettiamo così tra virgolette, nei centri di accoglienza, la sera dopo per strada ci sono già le ragazze, le sostituzioni, sembra quasi una squadra, le riserve in qualche modo. È incredibile questo fenomeno, che però secondo me ci sono anche le istituzioni che spesso anche se si rendono sensibili a parole molto spesso, però poi nei fatti non concretizzano quello che dicono a parole in alcuni casi, e quello lo dico per esperienza, perché poi magari più tardi ne parleremo, però per il momento io invece abbiamo il piacere di avere in diretta una rappresentante delle Suore Orsoline, che anche a farla apposta la scorsa settimana erano anche rappresentate qui da Suor Carmela Di Stefano, che appunto è la madre generale delle Suore Orsoline. Però questa la persona di cui sto parlando è una suora che ha scritto un libro molto molto interessante che si chiama Non più schiave, e tra l'altro come sottotitolo dice Casa Ruth, il coraggio di una comunità. È un film, è un libro molto interessante, come del resto il film appunto di Rosario Enrico, perciò sono anche degli impegni intellettuali, fortuna che forse in qualche modo possono sensibilizzare poi quelli che sono quelli istituzionali. Sto parlando di Suor Rita Giaretta, appunto, che ha pubblicato questo libro. È in diretta con noi, benvenuta a Radio Roma, buonasera sorella. Buonasera a voi, a tutti, sì. Io stavo, non so se ha ascoltato più o meno la mia prolusione in qualche modo. E innanzitutto, lei come nasce questo libro? Ma il libro, ecco, nasce proprio da questo desiderio anche di informare e sensibilizzare la società civile, ecclesiale, i singoli cittadini su questa grave forma di schiavitù. Nasce dal desiderio di raccontare quasi 12 anni di esperienza qui, a Caserta, in una terra non facile. Dove questo fenomeno tra l'altro è molto molto diffuso, tra l'altro. Sì. Ecco, da raccontare, di dare questo spazio anche a storie di ragazze. Ecco, pensi che in questi 12 anni più di 260 ragazze sono passate nel nostro centro, la maggioranza proprio vittime di tratta. Ecco, allora un libro... Sorella, che nazionalità in genere? La maggioranza sono nigeriane, abbiamo avuto qui, sì, noi nella nostra terra, sì, infatti stavo però proprio... molte poi albanesi, adesso ultimamente rumene, polacche, ecco, tutta la fascia dell'est, ma continua ad essere persistente la presenza delle ragazze nigeriane, soprattutto, sì, nella zona di Castelvolturno, della Domiziana. Ecco, infatti stavo per dire questo, infatti, perché noi stiamo parlando più che altro di ragazze dell'est, perché a Roma è soprattutto diffuso il fenomeno delle ragazze dell'est, invece nelle parti di Caserta, Castelvolturno, Casal di Principe, Capua, la Domiziana, sì, appunto diceva, come strada verso il lago, fino al lago di Patria, no? Lago Patria, sì. Sì, fino all'Icola, sì, eccetera, eccetera. In queste zone sono tantissime le ragazze nigeriane. Certo. E come dicevate benissimo prima, c'è questo continuo anche ricambio di ragazze. Ne vediamo sempre di nuove che arrivano. Senta, sorella, come
Come pensa lei? Perché questo... Io mi accorgo che da tanti anni mi occupo di questo fenomeno, abbiamo fatto trasmissioni di... molte trasmissioni, molte puntate appunto sull'argomento. Io addirittura una volta ho mandato in onda una cosa un po' molto particolare, ma in tempi non sospetti. Adesso è una cosa un po' più... io parlo di almeno 9 anni fa all'incirca. Mi sono finto cliente e ho mandato in onda 21 minuti di una registrazione del vero dialogo tra il cliente e la prostituta, dove uno creerà tra l'altro anche 2 interviste realizzate, e dove parlavano soprattutto di rapporti non protetti che vengono chiesti alle ragazze stesse, soprattutto da persone tra l'altro sposate. Questa è una cosa, la cosa più grave forse è proprio questa. Lei come... perché poi mi sono sempre scontrato però istituzionalmente, per esempio è stato ultimamente, io ho fatto anche una puntata sul degrado della Pineta di Ostia, dove questo fenomeno è molto diffuso, tra l'altro durante la giornata, durante il giorno ci sono addirittura si parla di magari di tutelare spesso i bambini, la privacy, tutto quanto, però poi alla fine addirittura si parla di quello che succede in televisione la sera, però poi se un bambino passa in Pineta ci sono atti osceni, luogo pubblico, tutti i momenti da parte di transessuali e prostitute, soprattutto transessuali in questo caso. I vigili urbani che dovrebbero gestire in qualche modo scontrollare questa zona non si vedono durante la settimana, parlo del 13° municipio, però sono presenti la domenica per multare le famiglie che vanno a passare normalmente fare la loro gita fuori porta, tra l'altro con i bambini che vanno a giocare proprio a pochissimi metri, anche a volte centimetri, se non proprio giocare con materialmente con quelli che sono fazzoletti profilattici usati. Io abbiamo più volte denunciato questa cosa, per esempio l'ex presidente del municipio, l'onorevole Davide Bordoni, che adesso si trova come consigliere al comune di Roma, addirittura non intervenne, mentre intervennero, devo ricordare, l'onorevole Angelo Bonelli e l'onorevole Teodoro Bontempo. Però il presidente del municipio, una figura istituzionale chiaramente molto importante per rappresentare il territorio insomma di cui è presidente, preferì non intervenire come se fosse stato un problema irrisorio praticamente, perciò spesso ci si scontra anche contro le istituzioni. Non pensa che ci sia anche una volontà delle istituzioni spesso di non debellare il fenomeno? Ma è il fenomeno, affrontare questo fenomeno è un fenomeno comunque molto complesso. Senz'altro le istituzioni hanno il compito che è proprio tipico, che è proprio loro, è quello anche di offrire protezione, maggiore controllo nel territorio, di offrire garanzia alla cittadinanza che vive, in particolare a pensare ai minori, ai bambini, proteggerli, certo. Quindi è proprio il compito loro, però in questo fenomeno io sento che la grande sfida è culturale, c'è una sfida culturale fortissima. Ecco, io credo, non so se ne avete già parlato, ne parlerete, sì. Ma non si può non rendersi conto che è un fenomeno, finché la domanda è alta, certo. Ci sarà sempre. Infatti, la domanda, infatti proprio il cliente, di questo parlavamo. E nel libro noi ne parliamo. Io credo che oggi veramente c'è un'identità maschile fortemente in crisi. E che va, come dire, per quello sento veramente che la sfida è culturale. Per questo anche questo nostro libro, attraverso le storie di queste ragazze, dal loro dramma, ma dalla loro anche forza di riscatto, di farcela, di una prospettiva nuova di futuro e di vita, è anche, come dire, è anche una lezione a tutti noi. Noi dobbiamo impostare una vita, una società, lavorare per un futuro, per una società più umana, dove le relazioni, il rapporto uomo-donna sia impostato veramente sui valori, sul rispetto, sul riconoscimento dell'altra. La nostra è una società che mercifica, è una società del consumo, dove addirittura il corpo di una donna, il corpo di bambini possono essere usati, consumati. E guardi che dentro tutto questo c'è un esercizio incredibile di potere. Quando io uso il corpo di un'altra, di un altro, di un bambino, di una donna indifesa, straniera, senza documenti, lì io esercito il dominio, il potere. C'è ancora troppa logica di potere, di dominio. E noi abbiamo bisogno di passare a una nuova modalità di stili di vita, di rapporti, di relazioni, sul rispetto, riconoscimento dell'altro. Ecco, e ribadisco, il libro, pur nella sua semplicità,
ecco, pur nella sua snellezza così, però tutti questi temi li affronta, li tocca. E per quello io credo, come ripeto, veramente è la sfida culturale. E qua ci dobbiamo sentire tutti impegnati, istituzioni, volontariato, chiesa, singoli cittadini, tutti, tutti. Non è un problema che riguarda altri, è un problema che ci riguarda tutti.